Botarelli al servizio, da fuori riceve, poi l'attacco affidato a Fiore, c'è la difesa sul diagonale di Mason, contrattacco di Quarchioni, pallonetto, si salva Olbia, ancora Fiore che contrattacca, tocca il muro, ci arriva Repice, poi Gibertini, Bagher per l'attacco di Botarelli, la seconda linea tocca il muro, ma si salva Olbia in difesa, poi però c'è l'infrazione, allora chiude qui Soverato, 25-20, 3-0 per la formazione di coach Bruno Napolitano. Con il capitano Vittoria Repice commentiamo questi primi tre punti casalinghi della stagione che danno seguito alla vittoria di Martignacco, 6 punti nelle prime 2 giornate, meglio non si poteva iniziare. Sì, iniziamo bene, iniziamo anche consapevoli del nostro, diciamo, della nostra forza, siamo un gruppo che sta lavorando molto bene, molto intensamente e soprattutto a testa bassa. Sappiamo che non era una partita facile, soprattutto questa. Poi, ripeto, in casa è da sempre un po' più di emozione, quindi siamo partiti un po' col freno a mano e dobbiamo anche lavorare su questo punto di vista, ma ci siamo. Anche in alcuni momenti difficili della partita di oggi comunque avete dimostrato grande lucidità, siete state calme, avete continuato a giocare, alla fine oltre ad arrivare ai 3 punti è arrivata anche una buona prestazione della squadra. Di solito l'esordio casalingo è sempre quello un po' più difficile perché la squadra magari può partire contratta, c'era anche un ottimo presenza di pubblico molto caloroso, quindi alla fine considerando tutti questi elementi si può ritenere soddisfatta la squadra? Sì, credo che come prima in casa siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo un sacco di cose da correggere, ma come hai detto tu l'emozione era alta, poi io da calabrese l'ho sentita molto. E niente, siamo partite bene, speriamo di continuare su questo ritmo e soprattutto di migliorarci. Con coach Michelangelo Anile commentiamo questa sconfitta di Olbia qui a Soverato, un 3-0 finale che probabilmente lascia l'amaro in bocca più per i finali dei parziali, perché siete partiti bene soprattutto nei primi 2 parziali e probabilmente è mancato un po' il colpo di coda nella finale dei parziali, probabilmente anche la maggiore esperienza e la forza di Soverato si sono fatti sentire in casa. Sì, sì, sicuramente il primo set posso dire che l'amore in bocca c'è, abbiamo iniziato bene giocando una buona pallavolo penso. Poi nel momento decisivo, dal 19 pari, 18 pari circa, ci è mancata quel qualcosa in più appunto per osare forse. Siamo un po' scesi noi in cattiveria, in voglia di fare il punto. E dall'altra parte Soverato ha tirato fuori l'arma dell'esperienza sicuramente e ci ha creduto molto di più rispetto a noi. Il terzo set è quello che partirò 7-1, ecco, un po' demoralizzati, non va bene. Abbiamo provato a fare qualche cosa facendo entrare le ragazze della panchina che hanno risposto penso pure abbastanza bene e poi appunto magari ci è mancata anche lì l'inesperienza verso il punto finale. E peccato perché l'avevo visto bene le ragazze comunque in questa settimana, l'avevo viste allenarsi bene e forse abbiamo fatto troppi errori gratuiti e regalato alcune situazioni a Soverato. Una squadra che annovera diversi elementi nuovi nel roster, che deve avere come obiettivo naturalmente la salvezza, un avvio di campionato non facile, ma comunque in alcuni frangenti di questa partita si sono visti degli aspetti positivi che possono sicuramente aiutare per il futuro. Guarda, sì, la rosa è abbastanza nuova, abbiamo confermato 4 ragazze, le altre sono tutte nuove e sì, in teoria vogliamo fare qualcosa di più che la salvezza, però forse adesso è meglio iniziare a pensare appunto a mettere punti in camminare punti per stare più tranquilli dopo. E ci vuole tempo ovviamente per ancora amalgamarsi, però io spero che già dalla prossima iniziamo a fare qualcosa di positivo e non tornare a casa ogni volta con 0 nella classifica dei punti. Coach Napolitano, arrivano anche i primi 3 punti casalinghi della stagione per il Volley Soverato, bottino pieno in queste prime 2 giornate, un Soverato con qualche difficoltà oggi, ovviamente l'esordio casalingo è sempre particolare, un po' contratto all'inizio, poi la squadra si è sciolta. Ma non era facile perché secondo me Olbia ha difeso tantissimo, ci ha fatto rigiocare la palla tante volte e questo ha condizionato ovviamente, ha determinato quello che è stato l'andamento della partita che al di là del 3-0 sicuramente ci ha visto soffrire in qualche momento della gara, più nel primo set che negli altri due. Gli altri due li abbiamo controllati abbastanza bene, ci tenevamo a vincere perché dopo tutto questo tempo ritornare a Palascoppa, un ambiente bellissimo devo dire, questo merito di chi sta lavorando fuori dal campo per far sì che le cose vadano al meglio.
ci sono delle cose che ancora vanno sistemate, questo sicuro, ma sarebbe stato strano il contrario. Siamo ancora alla seconda di campionato, per cui ci aspettavamo che ci sia qualcosa che ancora deve essere registrata, però alla fine secondo me abbiamo fatto una buona gara. Merito anche a chi entra dalla panchina, un applauso a Giorgia Quarchioni, perché dopo la partita domenica scorsa, in cui lei è stata comunque protagonista, accettare l'idea di andare in panca per far posto a Silvana non è facile, significa essere veramente molto maturi, e soprattutto l'idea poi che quando sei chiamato in causa rispondi come ha risposto lei, merita veramente da parte mia un plauso grande. Il numeroso pubblico presente, oltre che caloroso, come sempre, si è anche divertito, ha apprezzato la vostra prestazione, indice del fatto che già c'è un feeling tra l'ambiente e la squadra, che ricordiamo è rinnovata praticamente per 10 undicesimi, quindi non è mai facile ripartire, però diciamo che i primi due passi di questa stagione sono incoraggianti per il futuro. Ma io dico una cosa, non ha importanza chi un anno dopo l'altro veste questa maglia. Questa maglia è un'espressione, un'emanazione della città di Soverato, e c'è un feeling unico tra questa maglia, tra il Volle Soverato e Soverato città. Quindi chiunque scenda in campo anno dopo anno con questa maglia deve sapere che fa parte di questa realtà e ne è un'espressione. Per cui io su questa cosa qua, quando sono arrivato da calabrese, sto cercando di trasmetterla a chiunque scenda in campo. Sarà così quest'anno, è stato così l'anno scorso e sarà anche gli altri anni fino a quando ci sarò io, perché credo che questo spirito di appartenenza possa essere veramente l'arma in più e deve diventare quasi un marchio di questa squadra.